rivolgere anche questo saluto, il mio saluto, il saluto di Montemarano. Abbiamo voluto accogliervi con quello che abbiamo, con la semplicità, con l'accoglienza di cui siamo capaci e con le cose che ci caratterizzano, il vino e la tarantella. Quando mi è stato proposto da Gianni Capasso di ospitare questa tappa della carovana di Odono, io ho risposto con molto piacere, perché dovete sapere che una mia nonna ha fatto la dialisi per una ventina d'anni e purtroppo si è spenta come una candela proprio a causa della malattia che ha praticamente l'ha indebolita e l'ha fatta morire, e quindi è morta per questa ragione. E quindi per me è un motivo che mi riporta al suo ricordo, e quindi è una cosa che ho fatto con molto entusiasmo, ed è una cosa che ho fatto anche con molto entusiasmo, perché purtroppo il tema della donazione degli organi è un tema che viene secondo me vissuto con una certa diffidenza dalle comunità nostre, e quindi era giusto passare anche per Montemarano affinché si capisse qual è l'importanza della donazione degli organi. È stato ripetuto in tutte le lingue, in tutte le minestre, che donare non solo è un atto di generosità, ma è anche un atto di civiltà. Io non mi voglio dilungare molto, anche perché dobbiamo proseguire, e quindi passo la parola al professore Capasso. Allora passo la parola a mia zia Titina Marino, che è cugina di mia mamma, che ha avuto questa esperienza, diciamo, brutta e poi bella, quella cioè di ricevere un rene che gli ha consentito di recuperare per quanto possibile una condizione di normalità. E siccome lei è di Montemarano, quando parla una persona che non appartiene alla tua famiglia sembra guardare la televisione, quando poi ti tocca da vicino vedete che poi la cosa cambia. E quindi ho voluto che lei parlasse della sua esperienza, e quindi io la ringrazio, perché non è semplice poi parlare di quello che ti è capitato, perché in ogni caso si tratta della condivisione di una propria intimità, e il fatto che lo faccia a Montemarano è una cosa ancora più bella. Grazie zia Titina. Buongiorno a tutti. Dunque, lui l'ha detto, io mi chiamo Titina, sono una trapiantata. Ho fatto il trapianto 15 anni fa. Tra qualche giorno festeggeranno il mio nuovo compleanno. Perché io dico sempre, dopo il trapianto c'è una nuova vita. Volevo solo dire due parole, guardi, per quanto riguarda la mia esperienza. Io nel giro di una settimana sono andata in dialisi, in realtà prima non avevo avuto assolutamente nessun problema. Quando sono andata in dialisi, in realtà non accettavo nemmeno il fatto di dover fare il trapianto, perché per me era un po' lontana l'idea di stare bene io sulla sofferenza di un'altra persona. Poi ho incontrato tantissime persone, medici, dovrei stare fino a stasera a discutere quelle persone, tanti medici, tanti paramedici, tante persone. Uno psicologo che mi ha detto: signore, questo è un grande dono, mi stanno dando una nuova opportunità di vita. E io così mi sono convinta e ho accettato. Sono andata a Parma, perché io stavo a Roma, ma in quel periodo si poteva fare la domanda su in due regioni. Io sono stata a Parma. Quando sono arrivata lì ho trovato una famiglia che mi ha accolto. Credetemi, una famiglia che mi ha accolto. I medici, che erano non più medici, persone un po' lontane da noi, erano i miei amici, erano delle persone che mi proteggevano, i miei protettori sono stati. Quindi ho fatto il trapianto. E volevo solamente dire una cosa: il trapianto è una cosa meravigliosa, una cosa dovremmo tutti veramente capire qual è l'importanza del trapianto, perché donare è già un piacere, no? Donare è un piacere non solo per chi riceve, ma soprattutto per chi dà. Ma pensate un po' che significa donare una seconda opportunità di vita a una persona. È una cosa meravigliosa, è una cosa grande. Quindi io ringrazio voi
che state facendo questa bellissima iniziativa. Io sono già 10 anni che sono scritta all'ANED e ogni tanto partecipo a delle cose, ma una cosa così commovente, così non l'ho mai vissuta, devo dire la verità. E vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio Beniamino che mi ha dato l'opportunità di poter parlare e vi auguro davvero il buon lavoro. Grazie, grazie di cuore. E lei dice a tutti. Grazie davvero. No, no, rimani qua, zia, rimani con noi. Rimani con noi qui perché tu sei un bellissimo esempio di come si può affrontare la vita e di come, credendo anche nella medicina, perché prima non credevi nella medicina, non volevi fare il trapianto. Hai purtroppo in 5 giorni... Ero ignorante. Lo so, ignorante. Non eri, in 5 giorni purtroppo sei passata da un trauma alla dialisi e poi dopo hai creduto nel trapianto. Grazie dottore per quello che fate. Grazie. Io volevo ringraziare il sindaco Gentiluomo. Perché, dunque, chi va in bicicletta è un gentiluomo, onestamente. Lui è anche un sindaco, quindi è un super gentiluomo. E poi c'ha questa famiglia, questa bellissima testimonianza. Noi in questo tour, in questa ciclo pedalata, affrontiamo diverse problematiche sociali. Affrontiamo la problematica delle malattie rare che abbiamo già intavolato giù a Castelvetere. Affrontiamo anche la problematica delle violenze sulle donne che abbiamo già iniziato a Castelvetere e affrontiamo anche quello che è poi il trucco della passeggiata, quella della donazione di organi. Donazione di organi significa ovviamente trapianto e non c'è modo migliore di farvi toccare con mano quanto è importante donare che non dare la parola a chi è un paziente trapiantato. Ne abbiamo sentito già uno, nostra zietta. Grazie. E adesso, se permettete, vorrei farvi sentire altre due storie altamente toccanti, importanti, che fanno toccare due aspetti di quanto è importante donare. La prima storia la voglio condividere con questo super signore. Vedete, è un ragazzino, però quanti anni c'hai? 19. No, cioè 91, no, 76. 76 anni. 76 anni. Quindi, ecco, è nella sua piena terza giovinezza. Poi, non soltanto è nel pieno terza giovinezza, ma va anche in bicicletta e si farà come niente fosse tutti i 73 km di questa ciclopedalata. Però, voi lo sapete che cosa, io mi permetto di dirlo perché lui partecipare a questa ciclopedalata ci ha dato il suo consenso informato. Lui è un trapiantato di fegato. Da quanti anni? 19. 19 anni. È un trapiantato di fegato da 19 anni e insieme con noi alla veneranda età di 76 anni si fa 73 km. Signore, questo è quello che fa la medicina oggi. Questo è quello che fa. Allora, di fronte a un esempio di questo genere, come si fa a non donare? Come si fa a non entrare nell'idea di essere un potenziale donatore? Questo è il modo per cui noi facciamo questa passeggiata, perché vogliamo far toccare con mano, qui dopo un'ottima parte. Dopo un bicchierucci di vino che è eccezionale e dopo una magnifica gambata di Tarantello, toccare con mano, che cosa, quali miracoli oggi può fare la medicina moderna quando tutti quando noi crediamo in questo concetto che è il concetto della solidarietà. Io però voglio passare la parola a quest'uomo che è il quinto anno che viene in Irpinia. Non è un irpino, non è un campano napoletano, no, non è un terrone, no, è uno che viene dal nord, più nord che non si può, quindi rappresenta un po' l'Italia che deve essere, non l'Italia che ci vorrebbero far colpire, ma l'Italia che deve essere. Dunque io sono un trapiantato di fegato, contrariamente alla mia collega, e se non avessi avuto la donazione dell'organo non sarei qua a raccontarvela. Perché il trapianto di reni può essere teoricamente sostituito con la dialisi, che non è una gran bella vita, però non si muore. Io avevo un tumore al fegato
ed ero stato dichiarato inoperabile. Ho trovato un professore italiano che a Innsbruck mi ha trapiantato, adesso viene in bicicletta con me, e dopo il trapianto ho voluto far vedere che le persone diventano più che normali. Infatti il nostro detto è: il trapianto è vita, e io ci aggiungo sempre: e che vita! Adesso non sto a raccontare, però fra ciclisti posso dire che dopo 13 maratone delle Dolomiti, Gran Fondo di Londra, di Milano, di New York, ne ho fatti di tutti i colori, ma soprattutto perché voglio far vedere alla gente che dopo il trapianto si ritorna più che normali, e far vedere a tantissimi come voi l'importanza della donazione degli organi, perché innanzitutto donare è meglio che ricevere. E poi vorrei dirvi un'altra cosa che spesso non è semplice: tutte queste persone presenti, è più probabile, mi auguro che non succeda niente, ma è più probabile che diventano riceventi piuttosto che donatori, perché oggi si possono ricevere tra organi e tessuti 19 cose, quindi 19 contro 1 la statistica, adesso io non sto a spiegarvela. Per cui, e poi dico sempre che donare è meglio di ricevere, perché se doni vuol dire che non hai bisogno, se ricevi vuol dire che hai bisogno. Comunque chiudo, grazie a voi di questa parte. Grazie, no, rimani qua con noi, perché oggi abbiamo a Montemarano una tappa speciale, e ci devono essere, tutti sono speciali ovviamente, ma ci devono essere una sequenza in quelle cose che noi diciamo. Abbiamo sentito un nostro addio, sì. Abbiamo sentito una persona così della terza giovinezza, che da 19 anni trapiantato, che adesso sfida a correre a noi quarantenni, quindi, e che è ritornata viva e aveva un tumore, cioè qualcosa per cui, insomma, capite che significa. Adesso invece cambiamo età, passiamo dalla terza giovinezza alla prima, seconda giovinezza, e vorrei chiamare Giovanino Pepe qua con me. Allora, fa una piccola intervista. Giovanni, quanti anni hai? 35 anni, e credo che sei stato trapiantato tu, no? Sì. Non dire quando. Il primo trapianto quando? Allora, il primo trapianto l'ho fatto a 9 anni. 9 anni, 35 anni, 9 anni. E quindi posso dire che prima di arrivare al trapianto, all'età di 9 anni, Giovannino, per una malattia un po' antipatica, aveva dovuto fare già dialisi per trovare l'emodialisi, quindi una vita sofferta, una vita che, insomma, se uno la racconta così, dice, insomma, è una persona sfortunata, purtroppo capita, ma lui, fatto prima la dialisi, a 9 anni fa un trapianto e comincia a aprirsi qualcosa. Poi che succede dopo, Giovanni? Dopo il primo trapianto, dopo qualche anno, viene accettato, quindi sono ritornato nuovamente in dialisi, questa volta in emodialisi. A che età? All'età di 14 anni circa. Quindi 9 anni, 5 anni col trapianto, purtroppo le cose non sempre vanno bene, come tutte le cose. Dopo 5 anni Giovannino ritorna in dialisi, 14 anni, e poi? Dopo qualche anno di dialisi faccio un secondo trapianto, purtroppo anche questo dopo qualche anno ricetta. E quindi ritorno nuovamente in emodialisi. Che età? 16 anni circa. Quindi 14 anni, purtroppo fa un secondo trapianto, 2 anni il trapianto purtroppo non va bene. Ma lui è un uomo forte, è fortissimo, era un uomo forte, adesso era un giovane forte, adesso è un uomo forte. Ma aveva anche una famiglia straordinaria che non si è data mai per vinta, mai. E devo dire che quando affrontiamo le storie di queste trapianti, affrontiamo le storie familiari, perché da solo la battaglia contro l'insufficienza non si vince se non si è circondati da papà e mamma che l'adoravano al di là di ogni dubbio, vero? Allora, secondo trapianto che va purtroppo male, allora dopo che è successo? Quindi nuovamente dialisi, 4-5 anni di dialisi più o meno, faccio il terzo trapianto. Terzo trapianto che purtroppo inizialmente non va benissimo per i primi 15 giorni, infatti pensavamo di aver fatto un buco nell'acqua, però questo organo, questo rene, dopo una quindicina di giorni inizia miracolosamente a funzionare, quindi smetto di fare dialisi e inizia nuovamente una nuova vita.
però con la paura delle precedenti esperienze. Invece sono iniziato a passare gli anni, il rene per fortuna va bene, in quest'arco di anni insomma sono cresciuto, ho trovato una persona che stesse al mio fianco, una persona che mi ha fatto diventare padre, e questa è stata la coronazione di tutti i sacrifici, di tutti i fatti fatti. E infine, con un pizzico di orgoglio, voglio dirlo, perché l'anno scorso molti di voi sicuramente... Non lo dire ancora. Facciamo una sospansa, vai. Vorrei che riflettesse su questo. Questo ragazzo che adesso ha la veneranda età di 34 anni, veneranda, giovanissimo, a 9 anni l'età, 30 anni fa era segnato, era un destino segnato. Se non ci fossero stato la sua capacità, la voglia di papà e mamma di portarla avanti, è stato un bravo medico che ha messo a disposizione quello che noi sapevamo. Dopo tre trapianti, ecco qua che lui. Voi se lo contate per strada, non lo date per una persona che ha subito tre trapianti, ma soprattutto è rinato perché ha avuto una vita familiare normale, con una dolce fanciulla accanto a lui, è uno splendido ragazzo, lui è papà, cioè a dirlo così sempre ha una storia, poi vediamo come queste storie si possono raccontare in qualche modo, è una storia splendida, è una storia che anche questo, unita con l'esperienza della zia, unita con l'esperienza del nostro nonno, mi fanno dire, sì signori, ma che aspettiamo a non correre in comune e a firmare quel benedetto consenso, avere quella testa che dice se succede qualcosa io voglio donare, perché questi sono gli esempi, a questo noi chiediamo quando chiediamo un atto di donazione, un atto di donazione, questo è un esempio. Papa Giovannino però c'è da raccontare un'altra storia, io l'ho interrotto proprio per sottolineare, perché avere una vita di relazione normale è ottimo, magnifico, ma la nostra Costituzione che dice? Quali sono i nostri diritti inalienabili? Sono due, salute e lavoro, questi sono i due diritti che ogni Stato, che si vuol dire solidale, e l'Italia è uno Stato solidale, vero? La solidarietà l'abbiamo insegnata ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi, agli americani, a tutti. Tutto si può dire in Italia, tranne che non sia uno Stato in cui la solidarietà è ottimale. Bene, Giovannino non aveva un lavoro, non aveva, era papà, la scienza, la medicina l'aveva fatto vivere, non più sopravvivere, si era sposato, ma non aveva un lavoro. Che è successo? Sì, come per tutte le cose che ho dovuto fare in vita mia, ho dovuto lottare con le unghie e con i denti anche per il lavoro. Infatti l'anno scorso ero tra voi, però con un pizzico di amaro, perché appunto c'era in sospeso questa notizia del lavoro, che sì, che no, che non si sa. Una battaglia che è andata avanti 8 anni e che a febbraio del 2017 si è conclusa finalmente con la mia assunzione, quindi finalmente... Posso dare un futuro a mio figlio, e questa è una cosa che mi rende più orgoglioso, oltre a tutto il resto. Inoltre, detto questo, volevo ringraziare, questa è una cosa che faccio personalmente al di fuori del... Volevo ringraziare tutti i ciclisti che ogni anno si prodigano in questa ciclopedalata e che fanno questo per portare il messaggio che sto portando adesso in questo momento. Quindi grazie veramente di cuore a tutti voi, grazie anche ai cittadini di Montemarano che ci hanno accolto in questo modo così splendido, di nuovo grazie. Grazie Giovanni. Bene, visto che vai a combinato quest'anno, tu offrendoci di venire qua e vai permesso di in qualche modo, attraverso un tam tam tam, di fare in modo tale che finalmente, dove la scienza ha potuto fare qualcosa, ma anche la politica, dobbiamo dire grazie questa volta alla politica, che ci ha permesso di dare a Giovanni un santo lavoro. Bene, questa è un'altra storia splendida per cui donare e donare. Però non è finita qua, perché tieni un po' qua tu sul cappello, no,
ah no, proprio, prima lui. Era una parola, parlavo delle famiglie, questo è Minguccio, papà di Giovannino. E Minguccio, senza questo padre, Giovanni, a questo non sarebbe qua. Grazie a tutti. Grazie proprio. Quello che tutti i padri fanno per una famiglia, penso che è una cosa normale. E io penso che non c'è un padre che non pensa per la famiglia. Vabbè, ma tu ci hai tenuto in modo particolare e veramente avere assistito. Abbiamo lottato tanto. Grazie mille, grazie a te. Adesso concludiamo questa carrellata perché, vedete, fare la promozione della dotazione di organi si può fare in tanti modi. La possono fare gli scienziati facendo grandi conferenze. Si fa la conferenza in quattro persone e poi chissà che se qualcuno si legge. La si può fare facendo qualche piccolo manifesto, altri la fanno in questo modo, andando tra la gente. Ma c'è un altro modo per poter divulgare la cultura della donazione, qual è? È quello di essere poeti, di essere scrittori, di scrivere, di raccontare la propria esperienza. Ebbene, questo signore qui, che voi vedete, è un signore particolare. Domani sera a Lioni... Non sono un ciclista, purtroppo non sono un ciclista. questo purtroppo gli facciamo ammenda, peccato, ma comunque il ciclismo ti piace. Certo. Allora, questo signore qua, che cosa fa? Ha rammesso nero su bianco, ha vergato, ha scritto un libro fantastico, raccontando quella che è la sua storia. Sì, ho voluto raccontare un pochettino, mettere a nudo la mia storia, il mio percorso che mi ha portato alla fine a raggiungere la felicità. Uso questo termine veramente perché con la donazione si raggiunge la felicità. Sì, ci sono tanti problemi, controlli, però non è niente in confronto. Sì, io sono trapiantato, appunto con il trapianto si raggiunge la felicità. Ecco, allora ho voluto mettere a nudo il mio percorso, un pochettino tutto l'aspetto personale, familiare e nonché gli incroci, i bellissimi incontri che durante questo percorso ho fatto. E ho raggiunto una frase finale, mi prendono per pazzo magari quando la dico. La donazione degli organi non è altro che la vita che sconfigge la morte. Sembra strano, noi sconfiggiamo la morte. Io ero morto magari, è vero, io ero un trapiantato di reni, potevo vivere attaccato alla macchina, ma il nostro amico Giovanni fegato, ha bisogno di fegato, con il fegato si muore, non si vive, e quindi se la possiamo chiamare vita. Io invece ho vissuto, continuo a vivere, ecco, vivo tra la gente, vivo con il sogno, ecco, il sogno che magari non ci siano persone che debbano aspettare troppo tempo quella famosa telefonata con cui noi che siamo in lista d'attesa, noi viviamo attaccati a questo, sempre a controllare se la suoneria al massimo, che non debbano aspettare troppo tempo per ricevere quella famosa telefonata che gli dica c'è un organo per lei. Quindi ecco, comunque la nostra continua dopo il libro, il 7 ottobre ci sarà il debutto di uno spettacolo teatrale appunto dal libro e a breve ci sarà anche con un amico sacerdote una via crucis con le meditazioni sui donatori di organi, quindi ecco, pensiamo molto semplicemente di fare questo. Grazie a voi. Domani sera di Ori, come sera, Ale. Dai, vieni, che per un brevissimo saluto che abbiamo. Io volevo solo ringraziare, come al solito rappresento l'Associazione Nazionale Modializzati e Trapiantati. Qui ce ne siamo tanti trapiantati, quelli che parlano e quelli che ringraziano. Volevo solo ridire una cosa, noi è vero sconfiggiamo la morte, ma non solo perché viviamo, ma anche perché facciamo continuare a vivere chi dona. Ricordate, noi viviamo soprattutto per chi ci ha donato. Noi siamo qui anche per ringraziare chi dona. Se anche solo nelle intenzioni, quindi la nostra associazione non solo difende i diritti a livello nazionale, istituzioni degli ammalati, dei trapiantati, dei dializzati, ma fa prevenzione attraverso le università, ma ringrazia tutti e vive per loro, per chi ha donato. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Gilda, che deve dirti una cosa, no, permettimi
no, per me, di ringraziare questi signori qua, dietro a te. Questi, avete visto quel lavoro che avete fatto oggi, quella pasta che ci avete fornito, quel è stato una, l'abbiamo capito che è una pasta fatta col cuore, ma l'avete fatto per qualcosa di veramente bello. Io vi ringrazio a nome di tutti quanti, ringrazio, so che sono straordinariamente contenti, perché avendo un sindaco gentiluomo, Montemarano non potrebbe essere, non può essere che un paese gentiluomo. Vita, a te la parola. Grazie. Allora io voglio ringraziare innanzitutto il sindaco, a cui regalo la maglietta di Iodona. Va bene. Va bene. Questo è per il comune e con l'attestato di ringraziamento al comune di Montemarano. Ma soprattutto ringraziamo anche tutti coloro che hanno contribuito alla bellissima riuscita di questa manifestazione. È la prima volta che veniamo a Montemarano. Speriamo di ritornarci e di ritornarci ancora più numerosi. A carnevale! Grazie mille, allora credo che i tempi siano maturi per rimettersi in bici. Il mio saluto è anche al Presidente del Tribunale, che so che è in mezzo a voi. Un abbraccio a tutti e io seguirò la carovana fino a Lione.